Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Bete97. Siamo in compagnia del buon Crive e voi siete in compagnia del mio canale e dei miei video. Come potete vedere siamo ancora in inverno, siamo a fine gennaio e abbiamo deciso io e Crive, era una mattina, intanto lui se ne va, ha deciso di andarsene. It's been a long day. Era una mattina fresca, però è una mattina anche di sole e quindi non potevamo non sfruttare la cosa e andarci a fare un bel giro in moto. Ma non siamo qui per questo, non siamo qui per fare un giro in moto, perché cosa è successo? Faccio il video finché ho una rabbia che mi monta, così posso essere più crudele possibile con questa categoria del cazzo di persone che risponde al nome di... La GoPro non ha funzionato, ah! Regà, una merda GoPro, GoPro deve fallire, deve morire adesso, il CEO di GoPro deve morire. Io voglio ringraziare caldamente il bastardo infame del CEO della GoPro, perché veramente sei un bastardo infame, ci fai spendere così tanti soldi per una cazzo di GoPro e dopo, quando io devo far partire per registrare i miei video, non funziona mai, mai, caratteri digitali, vedete qua, mai. Bene, ok, e dopo che mi sono un attimo svolentito, cominciamo con il video. Sono qui quest'oggi per darvi dei piccoli consigli, dei piccoli consigli per chi ha appena cominciato in moto. E dite voi, ma te sei l'ultimo arrivato, perché dovresti dare dei consigli a me? E io te lo spiego subito, perché ovviamente le persone con esperienza in moto trovano molte cose ovvie e quindi gli riescono naturali e quindi non pensano che alle persone normali come noi, uomini mortali e comuni, diciamo, possano essere nuove e quindi non sono nel nostro istinto. Adesso sto un attimo buttando così parole a caso, ma vi ho fatto capire. E quindi io vi voglio dare dei consigli, spero di arrivare a 10, adesso vediamo, che sono molto pratici, molto easy, non sono consigli tecnici perché io non sono la persona adatta di sicuro. Partiamo subito, ma come al solito, prima di partire, sigla! Bene, cominciamo subito con il primo. Il primo è: avete comprato una moto? Avete speso tanti dindini, pochi dindini, ma avete speso di sicuro un certo budget? Ecco, vi potete permettere anche di comprarvi tutte le protezioni adatte. Protezioni adatti come per esempio le scarpe che vedete in descrizione. No, sto cazzo, le scarpe che vedete qua le ho comprate in Wheel Up, non fate come il buon Crive. Ecco, abbiamo il buon angioletto e invece il diavoletto, di solito è un bravo ragazzo quando dorme. E paraschiena, guanti da moto, tutto in sicurezza, perché quando si va in moto bisogna essere in sicurezza sempre, anche per andare a prendere il latte e il pane. Bene, partiamo subito alla parte 2. Se si è su un gruppo è una delle cose più belle della moto, ma bisogna stare attenti a piccoli particolari. Uno di questi, che secondo me è uno dei più importanti, è quando si va in moto in compagnia bisogna mantenere le distanze giuste e non bisogna andare appaiati proprio in fila, proprio così, perché come vedete adesso, perché se succede qualcosa al pilota davanti a voi, voi 99% lo seguite perché c'è il fixed target e quindi seguirete di sicuro i movimenti che farà il vostro compagno, oppure se succede qualcosa che inchioda per un qualsiasi motivo, voi gli andate dentro e quindi è meglio stare sempre disappaiati in questo modo, come se, diciamo, dovessimo sempre guardare il bel profilo della moto del compagno e non solo il culetto del compagno. Ecco, se magari è anche una compagna ancora meglio, però diciamo che, ecco, Crive anche fa sì con la testa. Ecco,
Diciamo che è questo il mood per quando si va in gruppo. Arriviamo alla parte 3. Il punto 3 è sempre inerente al gruppo, ossia quando succede qualcosa e si è in gruppo, prima cosa da fare è far capire che se ha un problema al gruppo, alzare la mano. Dopo deciderete voi con il vostro gruppo quali sono, diciamo, i movimenti e, diciamo, i comandi che bisogna fare per farsi capire. E con molta calma si mette una freccia e si fa capire che si vuole accostare. Non si accosta subito, soprattutto quando si hanno dei compagni dietro che stanno guidando e magari o perché vogliono, diciamo, proseguire e non si accorgono del tuo problema o per altre cose non si accorgono, e tu metti la freccia all'ultimo a destra, oppure ancora peggio non la metti e ti accosti, perché loro probabilmente vorranno fare la stessa cosa ma non ce la faranno, oppure ce la faranno ma ti insulteranno in qualsiasi modo. Soprattutto se siamo in Veneto, si sentiranno numerose e innumerevoli bestemmie. Passiamo al punto 4. Il punto 4 adesso mi deve venire in mente. Il punto 4 è quando si va in moto bisogna andare alla propria velocità. Io ovviamente, ecco, il Bob Crive ha fatto subito capire la cosa. E io ovviamente non potrò mai seguire Crive in tutte le sue scorribande. Diciamo che la mia moto non ce la fa. Anche a pari moto bisogna seguire il proprio livello. Non bisogna andare alla ricerca di farsi vedere, di vedere chi si sta sul gruppo. Ragazzi, io vado al mio livello. Quando voi arrivate, bene. Se volete aspettarmi, meglio. Però io vado al mio livello, perché questo correre, questo esagerare a volte per stare dietro ai propri compagni o al proprio amico, questo può arrecare danno sia al tuo al proprio amico che anche a noi, e quindi è meglio non farlo. Punto 5. Per il punto 5 possiamo dire che ed ecco perché io avrei bisogno del telefono in questo momento, perché non mi viene in mente niente. Punto 5 è sempre inerente ai vostri compagni, perché come ho già ripetuto è una delle cose più belle andare in moto in compagnia. Ok, accettiamo i consigli dei nostri amici, ma pensiamo con la nostra testa. Non diamo ascolto ai nostri amici che dicono ma qua devi piegare di più, devi correre più forte. Quando una persona si sentirà pronta, stai sicuro che lo farà. E quindi ascoltiamo i consigli, ovvio, molti sono anche degli ottimi consigli, ma occhio sempre. Vai a destra, adesso ci fermiamo da qualche parte. Al distributore. Sto ancora registrando? Spero proprio di sì, perché sennò veramente butto. Oh no, Gringhe! Butto la GoPro. No, non si è impallato il video e non ho sbagliato niente sull'editing io, ma il video si può bloccare qua perché sennò non risulterebbe un video fluido e in modo che sia più fruibile per voi, allora ve lo divido. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di mettere mi piace, lasciare un commento e iscrivervi al canale come al solito. Noi ci rivediamo come al solito il venerdì dalle 6 e mezza circa, e da Bit97 come al solito. Per oggi è tutto, ciao!